Iniziamo con la seduta del question time. Quindi vado, comunque gli assessori ci sono. Iniziamo con la question time presentata dal consigliere Tommaso Bori. Risponde l'assessore Coletto, oggetto numero 34 del 26 ottobre del 2021, raccolta fondi e acquisto strumentazioni, scusate un attimo di silenzio per cortesia, promossa da La Rosa dell'Umbria ODV e dal Comune di Todi in favore della USL Umbria 1. Prego, consigliere Bori. Grazie Presidente. La nostra interrogazione riguarda la raccolta fondi per l'acquisto della strumentazione promossa appunto da La Rosa dell'Umbria insieme ai comuni della Media Valle del Tevere, in particolare il comune di Todi che l'ha sponsorizzata tramite i propri canali, in favore dell'ASL Umbria 1. La raccolta fondi è stata organizzata da una realtà che ha una convenzione quinquennale con il comune di Todi, a cui arrivano un massimale di 40.000 euro di contributi l'anno, e ha una sede in comodato d'uso gratuito al comune di Collazzone, oltre che riteniamo ci siano dei fondi aggiuntivi extra Covid per l'associazione. Questa è stata organizzata nel proprio conto corrente dell'associazione. Il comune l'ha promossa tramite i canali ufficiali, il sito del comune, la pagina Facebook, i video del sindaco. Il 25 aprile 2020 il comune pubblica sul proprio sito l'esito parziale della raccolta fondi. Infatti viene pubblicata una cifra di aver superato 150.000 euro, nel comunicato stampa c'è scritto anche che è promossa dall'amministrazione comunale, ma non si sa, oltre ad aver superato i 150.000 euro, a quanto è arrivata definitivamente la raccolta fondi. Con questi fondi viene annunciato che verrà acquistato un Eco Color Doppler portatile e 5 ventilatori polmonari. Noi abbiamo allegato nell'allegato 1 questo primo dato, i ventilatori polmonari, per un totale di 118.950 euro. Il comunicato stampa sul sito del comune viene pubblicato insieme alla fattura che certifica l'acquisto dei 5 ventilatori e il bonifico che viene fatto per l'acquisto di questi ventilatori, ricordo appunto nel numero di 5. Grazie al gruppo consiliare del PD a Todi c'è stata un'interrogazione al sindaco in cui gli si chiedono informazioni perché non c'è la restituzione di queste informazioni in maniera ufficiale sull'utilizzo dei fondi della raccolta fondi e l'arrivo di queste strumentazioni che sembrano essere state acquistate. Dato che il Comune ne ha rivendicato la paternità più volte, sia come sindaco nei propri video, sia nei comunicati stampa che nei canali, era giusto chiarire. Inoltre abbiamo allegato sempre l'allegato 4, abbiamo allegato le varie delibere con cui la ASL accetta queste donazioni. Ricordiamo dall'importo di centinaia di migliaia di euro. Ora, dov'è che noi vorremmo puntare l'attenzione? Intanto che c'è una differenza tra la cifra raccolta e quella utilizzata per l'acquisto di queste strumentazioni. Vorremmo capire dove sono finiti gli altri soldi. Inoltre c'è una corrispondenza tra due realtà ufficiali, il COC di Todi, e nella figura del vice sindaco in particolare, e l'ASL, in cui si chiede la tempistica e le modalità delle donazioni. In particolare, nonostante siano passati mesi dall'accettazione delle donazioni, non risultano mai arrivati due dei ventilatori e gli altri tre inizialmente non sono funzionanti. Quindi una situazione che viene certificata con questa corrispondenza ufficiale che noi abbiamo messo in allegato e che ci deve interrogare su come siano andate le cose. Ad oggi non c'è alcuna rettifica di quelle delibere. Le delibere certificano 5 ventilatori
di cui sembra due mai arrivati, e non c'è alcuna rettifica, quindi noi rimaniamo a quello. Inoltre, sulla stampa appare un articolo della sindaca sul Messaggero del 25 agosto, un articolo in cui la sindaca Mele, sempre della stessa parte politica del sindaco di Todi, dichiara testualmente che il tutto, dove tutta la parte decisionale operativa legata all'acquisto dei ventilatori e quindi quali acquistare, quelli usati, dove acquistarli da un rivenditore del sud Italia, il fatto di prenderli usati, la congruità del costo, centinaia di migliaia di euro, è stata interamente gestita dal comune di Todi e dalla Rosa dell'Umbria, in totale autonomia e senza condivisione con gli altri. Questo è quello che dice la sindaca in un articolo. Due dei cinque ventilatori ad oggi non risultano mai arrivati, ma risulterebbero da fattura e da uscite pagati. Quindi, a cosa noi chiediamo una risposta? La ASL ha dei delibere in cui accetta del materiale che sembrerebbe mai arrivato. Non c'è certificazione sulla cifra vera della raccolta fondi, non si sa come questi soldi siano stati utilizzati. Gli interlocutori di tutto lo scambio ufficiale sono il COC di Todi, la figura del vice sindaco e l'ASL. Questo è molto importante perché qui c'è qualcosa che non torna. Sicuramente manca la trasparenza, ma sembra che manchi qualcos'altro, la strumentazione e i fondi donati da cittadini, imprese e realtà del territorio. La situazione è molto preoccupante e noi chiediamo chiarezza e trasparenza in questa sede e lo faremo anche nelle altre. Grazie. Grazie consigliere. Prego assessore Coletto per la risposta. Grazie presidente. Allora, dalle notizie in nostro possesso ci risulta che con delibera del commissario straordinario numero 470 del 24 aprile 2020 inter alia è stata accettata la donazione della Rosa dell'Umbria ODV di numero 1 Eco Color Doppler ed accessori. La suddetta strumentazione è stata oggetto di collaudo il 7 aprile 2020 con esito positivo. Con delibera sempre del commissario straordinario 690 dell'11 giugno 2020 è stata accettata la donazione della Rosa dell'Umbria ODV di 5 ventilatori polmonari Drager. In data 15/12/2020 sono stati collaudati 3 ventilatori polmonari Drager, gli unici consegnati alla data odierna, con esito positivo. Non sono disponibili ulteriori notizie relativamente agli altri due ventilatori ancora non consegnati. Per quanto riguarda la gestione delle donazioni, del denaro che è girato fra l'ente che dona e il comune, io non ho facoltà di intervenire e non ho facoltà di gestire, evidentemente. Quello che posso dire è che sono stati collaudati su 5 ventilatori donati, 3 che sono gli unici che sono arrivati. Ulteriori informazioni cercheremo di recepirne in sinergia con il comune di Todi piuttosto che con l'ente che dona, ma per quanto riguarda la regione queste sono le uniche notizie che peraltro sono state fornite anche dall'Uls Umbria 1. Quindi questo posso riferirvi quello che mi è stato riferito e scritto appunto dall'Uls Umbria 1 dal direttore generale attuale, che non era, ripeto, il commissario dell'epoca. Grazie. Grazie assessore. Consigliere Bori, a lei per la replica. Ma logicamente io ringrazio l'assessore per la replica, ma non posso essere assolutamente soddisfatto perché sono le stesse informazioni che avevamo all'inizio. C'è una conferma, c'è una realtà che ha raccolto dei fondi, centinaia di migliaia di euro dei cittadini e delle imprese, ci sono un acquisto, una fattura per 5 ventilatori, di cui 3 sono arrivati e 2 risultano dispersi, il che è un problema per la regione, l'ASL, che ha accettato la donazione di strumentazioni mai arrivate, è un problema per il comune di Todi e per il COC, che è quello che ha gestito, come dice la sindaca Mele,
l'acquisto, dove acquistarli, la congruità del prezzo e tutto il resto. Già due ventilatori scomparsi non è una cosa normale, non è una cosa normale. Non si sa a quanto ammonta veramente la raccolta fondi. Qua dichiarano che abbia superato i 150.000 euro un anno fa, non è mai stata chiusa, potrebbe essere arrivata a qualunque cifra. Quindi c'è un tema sulla strumentazione acquistata, mai arrivata da un rivenditore di strumentazioni usate, che va verificato. La seconda cosa è, non si sa quanti fondi hanno raccolto e come sono stati utilizzati. È una situazione molto preoccupante, dato che questa associazione ha anche degli accordi con più comuni su fondi e su iniziative da portare avanti. Quindi una situazione che veramente ci preoccupa, è molto torbida e su cui noi chiediamo, la porteremo in commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid, su cui noi chiediamo chiarezza, perché come ci conferma, ad oggi la ASL ha accettato della donazione di strumentazioni mai arrivate, mai consegnate, c'è una corrispondenza tra la ASL, evidentemente in buona fede da quello che risulta, e il COC di Todi e il vice sindaco di Todi, in cui si richiede questa strumentazione e all'inizio si denuncia che i tre ventilatori arrivati nemmeno erano funzionanti, quindi anche la scelta di comprarli usati e di non averli ancora collaudati è molto strana. Quindi noi chiederemo chiarezza fino in fondo, chiediamo alla Regione, lo faremo anche in commissione d'inchiesta, ma chiediamo alla Regione di andare a scoperchiare qualunque cosa sia presente su questo tema, perché mi sembra evidente, penso che l'assessore abbia colto, che c'è qualcosa che non torna e che non vorremmo che configuri il superamento delle regole e delle leggi. Grazie. Riprendiamo con l'ordine stabilito, quindi consigliere Fora, oggetto numero 30, partecipazione della Regione Umbria al progetto potenziamento dei centri clinici per la diagnosi e la cura delle malattie emorragiche congenite delle emoglobinopatie in Palestina. Prego, consigliere Fora, risponde l'assessore Coletto. Grazie, buongiorno alla Presidenza, buongiorno assessori. Dunque, questa interrogazione ha come oggetto un progetto che la Regione Umbria avviò nel 2016 rispondendo all'invito dell'Istituto Superiore di Sanità e del Dipartimento del Centro Nazionale Sangue, un progetto denominato Potenziamento dei Centri Clinici per la Diagnosi e Cura delle Malattie Emorragiche Congenite e delle Emoglobinopatie in Palestina. Questa iniziativa fu attivata nell'ambito della cooperazione internazionale in Palestina dal Ministero qualche anno fa. È un intervento che rientra a pieno titolo tra le iniziative che anche questa Regione ha siglato nell'accordo Stato-Regioni per la promozione e attuazione di collaborazioni per l'esportazione di prodotti plasma derivati a fini umanitari, e è un progetto ad altissimo valore oltre che sociale, sanitario, in quanto si pone la prospettiva e l'obiettivo di poter contaminare con nostre competenze professionali paesi con i quali da sempre la nostra Regione ha peraltro dei rapporti politici e umanitari in corso, rispetto ai quali sono stati prodotti nel passato anche degli importanti risultati di carattere sociale. La novità è che il progetto, da quando fu avviato, è stato finanziato, sta partendo proprio in questi giorni, è stato finanziato nel 2018 e poi nell'ambito della nuova legislatura l'Istituto Superiore di Sanità ha interloquito in più occasioni, da quello che ci risulta, con le strutture regionali, che mai hanno espresso un ripensamento rispetto alla partecipazione al progetto e anzi hanno anche indicato dei referenti per lo stesso. Il dato forse che interessa più agli assessori, evidentemente, è di carattere economico. È un progetto che è privo di costi economici diretti per la Regione, se non la messa a disposizione di alcune unità di personale, e peraltro coerente con quanto fatto fino ad oggi. Tutte le altre Regioni, da quello che sappiamo, da quello che so, che hanno all'epoca aderito al progetto nei confronti del Ministero degli Interni e del Ministero degli Affari Internazionali, hanno confermato la loro partecipazione.
Ad oggi non ci risulta che la Regione Umbria abbia confermato la partecipazione al progetto. Io in particolare ho sollecitato in più occasioni sia la Presidente Tesei che l'Assessore Coletto a rispondere anche formalmente alla richiesta di capire se e in che termini fosse stata intenzione della Giunta continuare e nel caso rinunciare per quali motivi, e quindi l'interrogazione ha come oggetto la richiesta di capire se la Giunta regionale, visto che alle numerose sollecitazioni formali che ho presentato non ho ricevuto risposta, intenda confermare o meno la partecipazione al progetto promosso dal Ministero degli Esteri, dall'Istituto Superiore della Sanità e dal Dipartimento del Centro Nazionale Sangue, che ormai stanno attendendo risposte dalla Regione da diversi mesi, evidenziando solo un dato politico, che la rinuncia a questo progetto da parte della Regione Umbria, che da sempre terra di dialogo e di solidarietà, rischia di contraddire le nostre radici valoriali e identitarie, al tempo stesso di perdere, peraltro c'è anche, ecco, non l'avevo detto, l'Università di Perugia che ha confermato una sua collaborazione, un'occasione prestigiosa e internazionale. Spero vivamente che le motivazioni per l'eventuale, che non mi auspico, rinuncia a questo progetto non siano di carattere politico e in particolare espresse dal partito da cui proviene l'assessore Coletto. Grazie. Grazie consigliere Fora, prego assessore Coletto. Grazie Presidente, molto rapidamente, non c'è nessuna volontà da parte della Regione dell'Umbria di non partecipare a questo evento, a questa opportunità, a questa operazione che viene da lontano, peraltro sostenuta sia dal Ministero degli Interni che dal Ministero degli Esteri. È un'operazione umanitaria in considerazione del fatto che è uno scambio di saperi e che dei medici palestinesi dovrebbero venire in Italia ad imparare la gestione appunto del sangue come la facciamo noi, in particolare la cura di queste patologie, e viceversa noi dovremmo mandare, sempre a spese di questa fondazione, in Palestina dei medici a sostegno di quella che è l'attività medica appunto di questa situazione per la cura di queste patologie in Palestina. Quindi attendiamo solo di partire insieme con la Regione Toscana e con la Regione Emilia-Romagna. Questo è quanto. Grazie. Proseguiamo. Oggetto numero 32. Ah, scusi, consigliere Fora. La replica del consigliere Fora. Mi perdoni, consigliere. Scusi. No, anche perché per una volta che devo ringraziare l'assessore Coletto, non voglio perdere questa occasione di ringraziare ovviamente l'assessore Coletto per la risposta. Ovviamente se avessi ricevuto risposte in tutte le comunicazioni precedenti avrei risparmiato oggi tempo a quest'Aula, però non è un problema la forma o i tempi con cui vengono manifestate le cose, l'importante è la sostanza e le manifestazioni concrete e i fatti. Quindi in questo caso i fatti oggi confermano che la Regione Umbria non si tirerà indietro a un'occasione importante e prestigiosa come l'assessore Coletto ha ribadito, e quindi me ne compiaccio e la ringrazio.